Morning, Internet. Welcome back boys and girls. Io sono Mr. Nice Guy Matteo E detto anche Volpinker, e questo è Just Talk, il podcast più odiato dai criminali di Gotham e più amato invece dai supereroi. Perché quest'oggi io non so neanche come dirvelo, lo sapete già, l'avete letto dal titolo del podcast, ma io sono super contento e super fiero di poter essere con quest'uomo, un grande uomo per me, quasi un po' un papà, un personaggio della mia vita. Eh, voi lo riconoscerete come voce di tantissimi personaggi tra cui Sirio il dragone dai cavalieri dello zodiaco, Batman dalla serie animata e dai videogiochi di Arkham, eh, ha fatto Dio Brando, ha fatto Milord in Sailor Moon e tante altre cose. Signore e signori, un uomo, una garanzia di successo veramente, eh, il grande Marco Balzarotti. Ciao Marco. Buongiorno, ma devo parlare con questa voce tutto il tempo. O, guarda, o posso parlare con la mia normale. Guarda, per quanto mi riguarda, puoi fare quello che ti pare, qualsiasi voce è top di gamma per me. Per quanto mi riguarda. Beh, tutta per, per tutto il tempo sarebbe un po' difficile, un po' complicata. È una voce Facciamo che parliamo così. Come se fossimo tra amici. Ma okay? sì, assolutamente che bello! Potrei dire di avere un amico, posso chiamare Batman quando voglio, posso fare quello che mi pare. Una libertà incredibile. Allora, grazie mille Marco di essere qui ai microfoni, ai microfoni di Just Talk. Veramente sono contentissimo e eh, posso dire veramente di, di, di risentire nelle mie orecchie una voce che mi ha accompagnato per tutta l'infanzia. L'adolescenza, e tuttora videogiochiamo, continuiamo a guardare tutta una serie di prodotti a cui hai lavorato. Quindi eh, per me sei una voce molto familiare, quindi... e anche per tutti gli ascoltatori. Quindi intanto ciao, grazie per essere bene, qui. Bene, bene, bene. Allora, ma come grazie va? Grazie a te, grazie a tutti voi. Come stai? come stai? Bene, da, da, recluso, da recluso per la situazione che stiamo vivendo, ma bene. Eh, stiamo, stiamo tutti a casa e ne usciremo presto, lo sentiamo dire da tutti, e purtroppo credo che l'unica via sia questa. Ma sì, eh, purtroppo non abbiamo molto da fare. Insomma. Eh, ci intratteniamo, infatti, per ora un sacco di produzioni stanno continuando, Netflix e tutta una serie di cose. Stanno cercando di aiutare un attimino per tenerci in compagnia. E questo, questo Just talk vuole essere anche questo, quindi sono, sono molto contento. Allora, Marco, tu eh, sei a Milano Dimmi. in questo momento, sì. Sono, sì, appena fuori Milano, comunque sì, okay. sono, sono in piena zona critica. Mamma mia. Allora tu eh, vedo qui, c'è una pagina di, di Wikipedia, del mondo dei doppiatori, enorme, tutto quello che hai fatto, una carriera... Quanti anni hai che lavori in questo mondo? Hai cominciato nell'82, allora, dicono bene quelli di Io Wikipedia. ho cominciato nel 1982, sì, esatto. Precisamente. Cosa hai fatto? Come... Ecco, raccontami un po' gli inizi, i primi lavori, come ti sei approcciato allora, a questo. Guarda, i primi lavori, gli inizi sono quelli dello sfigato... <ride> che va a seguire quelli bravi nelle sale, va a vedere come lavorano ah. e che viene buttato dentro per fare il, il poliziotto che passa, la folla che urla al fuoco, al fuoco, mm -hmm. e il brusio rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro <ride> dei bar, delle cose, eccetera. Mm. E niente, un po' per volta da così da niente, quelle che noi chiamiamo in gergo fegatelli, mm -hmm. ehm, si passa a fare qualche personaggio un po' più grosso e niente, fortuna vuole che sia stato poi scelto per uh, dei personaggi importanti. Mm. Quindi tu hai cominciato come attore, cioè erano i magici anni 70, tu sei partito... Io ho cominciato, come, sì, ho cominciato come attore e m, mi è capitato di essere in compagnia con una doppiatrice che mi ha detto, ah ma hai una bella voce, perché non provi, pi, pi, po, po, po. Mm. erano appunto i famosi primi anni 80, c'era lavoro per tutti e mi sono buttato a capofitto in questa cosa che poi appunto ha funzionato. Quindi sei partito con il teatro, hai studiato a scuola, una passione... Sì, 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 sono partito con il teatro, ho fatto l'accademia, ho fatto una scuola di recitazione e poi mi sono confrontato con questo modo di recitare che in realtà non ha niente a che vedere col teatro perché io le, le prime cose che facevo davanti a un microfono erano tutte un po' fatte <ride> in questa maniera perché a teatro chiaramente devi... Di la lontananza con il pubblico, certo. E invece nel doppiaggio è tutta un'altra cosa. Chiaro che poi sono um, trucchetti che impari e, che, che, e fai tuoi, ecco, mm. eh, però è, è proprio un'altra un tecnica, un altro modo di approcciarsi alla recitazione. Certo, perché è fondamentale il fatto che proprio c'è un sacco di corpo nel teatro, quindi anche tutti i movimenti, tutto riesce a comunicare, anche stando di spalle riesci a far capire cosa stai provando su un palco, comunque dal vivo. Invece con il microfono devi restituire delle emozioni che tra l'altro non sono neanche tue. Come ti sei trovato, diciamo, da, da passare da un attore sul palco, comunque aver studiato questo, a poi stare dietro e praticamente scomparire con la tua figura, ma eh, dare tutto con la voce? Allora ti dico, all'inizio è stato faticoso appunto perché è abbastanza inusuale. E poi, una volta acquistata la tecnica, una volta capito il trucchetto, tra virgolette, diventa, diventa una specie di artigianato della recitazione. Una volta che hai capito come va, vai. Ecco, mi piace sottolineare che anche fra i doppiatori ci sono due categorie: mm. quelli che gesticolano tantissimo, si muovono tantissimo alle giro. E io sono un po' uno di quelli, uh -huh. e ci sono alcuni che fanno delle fantastiche scene di, di lotta, di scazzottate, eh? stando appoggiati con un gomito alleggio. Per cui non esiste una, eh, una via sicura e, e certa, è solo quella, uh -huh. dipende un po' dalla tua indole a me gesticolare aiuta molto cioè, è capitato che durante una lotta ci siamo messi per sbaglio un dito in un occhio cose <ride> di questo genere sì. oppure manate date, scene rifatte perché si sente lo sta della manata certo <ride> queste sono cose fichi. cioè cose da raccontare, aneddoti e curiosità tra l'altro me ne ricordo uno che mi, mi diceva una delle tue colleghe Letizia Ciampa che ai tempi sì. che fece Harry Potter non riusciva a fare mm. una scena con il troll in cui Hermione, il personaggio di Hermione, veniva sollevata da questo troll non riusciva a dare la stessa paura ed emozione della, del personaggio e in effetti entrò Vairano, il direttore del doppiaggio, se la prese sulle spalle e cominciò a strattonarla davvero per fare queste cose quindi sono son eh, cose sì, che succedono questo, queste cose aiutano molto cioè io quando devo doppiare uno che cammina mi aiuto, adesso lo sto facendo, mm -hmm. non so se si sente, mi muovo sul posto, <ride> e, compatibilmente col fatto che non devi far sentire che cammini, altrimenti va rifatto tutto. Certo. Come ben sai, la traccia deve essere assolutamente pulita. Mm. Eh, però, mh, sì, comunque si aiuta, certo. Quindi all'inizio hai trovato questa, questa difficoltà, hai detto, e eh, come faccio a restituire tutto? Ma come ti trovi ad incollarti... Ad altri volti, e magari c'è qualcuno, qualche personaggio che tu. più che altro tu comunque hai lavorato con i cartoni animati, anche il cinema hai fatto. Ecco per esempio, anche se ti dovessi cinema, chiedere ma... tra cartoni animati e cinema cosa, cosa. ovviamente preferisci i cartoni animati, credo, però magari mi smentisci. Ma sono... No, sono due cose completamente diverse. Mm. Sono due cose completamente diverse, però mh, belle allo stesso modo. Secondo me, i cartoni animati devi metterci un po' del tuo. Mm -hmm. Col cinema devi essere giusto su quella faccia lì. Col, col cinema o comunque un attore in carne e ossa in tv perché mm. se fai di meno si sente, se fai di più si vede. Si che vede. non è incollato, certo. certo. Invece eh, si può dare un po' eh, più di anima. Come dici tu ai cartoni animati, qualcosa di tuo puoi mettere. Secondo me, sì, compatibilmente poi con quello che vuole il direttore mm. se vuole un tipo di recitazione più naturale. O se vuole quella cosa più caratterizzata, più animalizzata, mm. che ne so, se do più un elefante <ride> certo, o un una, polina, una... Esatto, queste, queste cose. Tutto così. Ecco, per esempio, una domanda che mi sorgeva: Tu che rapporto hai con i cartoni animati? Perché tutta eh, cioè gran parte della tua vita lavorativa l'hai fatta con produzioni di stampo giapponese, anche ovviamente americano, perché tu hai doppiato, ehm, non lo so, hai fatto Hulk, Bruce Banner, che è una serie animata prettamente americana. Sì, ho fatto Hulk, ho fatto Batman, ho fatto. Action Man, ecco. sì, beh, sì anche, anche tanta roba americana. Ecco, sì. tra... Co qual è il tuo rapporto con questi cartoni? Cioè, tu da ragazzino li seguivi. C'è cioè, le... qualcosa che in effetti ti sei trovato a fare. Dici, ma che bello da ragazzino anche io guardavo i cartoni animati. Adesso sono io uno che dà la voce al cartone animato. Sai, quando ero ragazzino, io i cartoni animati erano Disney Anne Barbera. Eh sì. Non c'era neanche la Dreamworks ancora. Per cui sono un po'. La Pantera Rosa, ma mm. sono un po' fuori target. Il, certo. il boom dei cartoni animati si può dire che sia nato un po' col, col boom della mia carriera mm -hmm. e me li sono un po' goduti con i miei figli, però da fruitore quasi più. Hai capito? Sì, certo. Eh, e che cartoni animati per me no per me appunto i cartoni animati sono quelli old style eh, il gatto silvestro e titti quelle che... <ride> sì. ma dal Giappone Beh, qualcosa sia... guardavi? perché ai tempi c'era Goldrake insomma erano un pochino forse, forse Beh, però ero già, ero già, già un ragazzo ero già, okay. sì ero già grande guardicchiavo qualcosa ma dire che che io sia stato un fruitore direi una bugia, uh -huh. eh, so sono più entrato nella filiera produttiva, ecco. Ok, ho capito. E con i tuoi, tuoi figli cosa, cosa hai fatto vedere quando erano ragazzini? Ma loro impazzivano per Shrek, per uh, la roba Disney, ma non tanto Melensa perché si annoiavano. <ride> sono due maschi? Eh, Secondo, quanti sono? Due, due maschi, due sì, maschi, esatto, esatto. Vabbè. E guardavano un po' questo genere di cose ecco mai fregato niente di batman no, zero assoluto. non ci posso credere <ride> sì, questa sì, è una sì, botta sì, al cuore sono... fa malissimo questa veramente male. Sono, un po', sono un po' particolari nel loro genere ecco mai fregato niente di batman ha fatto questo mi ha fatto veramente male ehm, e tu hai cominciato con un grande ruolo come batman o hai cominciato con i cavalieri cioè cos'è che ti ricordi il primo vero personaggio che tu hai detto questo è mio è un protagonista ed è mio sai che non mi ricordo non mi ricordo proprio mi ricordo che le prime cose le ho fatte in una serie di telefilm che si chiama Quincy mm -hmm. non so il nome se, è, mi, è, se... mi è familiare però non l'ho mai visto ce l'ho sì. già sentito eh, ho fatto delle cose ho cominciato a fare delle cose in Sentieri che era so, una sopopera sì. opera. Eh, si andava su rete 4 Ma, infinita, un andava po' come Jupiter Su beautiful. rete 4 infinita, 20 anni. Sinceramente non mi ricordo se a livello di date sia arrivato prima Batman, siano arrivati prima i cavalieri o altre cose. Mm. Perché io poi ho questo rapporto strano col mio lavoro che faccio. Entro in sala, cerco di dare tutto me stesso e dopo dieci minuti mi dimentico. <ride> <ride> per cui eh, con, con le date ho un po' di problemi, sinceramente. Non importa eh, a questo punto, già che ne parliamo, approfittiamo di entrare nell'argomento molto tranquillamente. I cavalieri dello zodiaco. Tanti ama tanto amati e tanto ehm, idolatrati quasi per una serie che ha fatto sicuramente secondo me del doppiaggio o comunque dei testi riscritti in italiano un qualcosa di, di molto, molto importante e soprattutto mh, molto caratterizzante come ti sei trovato certo. con questi personaggi che parlavano in questo modo quanto ci hai messo del tuo poi anche in, nel tuo personaggio principale che è Sirio il dragone Beh, io ci ho messo del mio, ma come faccio per qualsiasi cosa che affronto, che sia un attore in carne ed ossa, che sia un cartone animato, guidato dalla direzione del doppiaggio, nel senso che eh, mi metto al servizio di. Mm -hmm. Anche perché spesso nella mia testa il personaggio viene pensato in un modo, e poi invece il direttore mi chiede un altro tipo di interpretazione, e devo dire che eh, il frutto di quello che poi è uscito è è gran parte del merito di Enrico Carabelli che dirigeva la serie allora. È lui che ha voluto quel tipo di linguaggio e l'ha fatto presente a Stefano Cerioni che era l'adattatore, è lui che ha eh, diretto e seguito gli attori in quel tipo di recitazione molto aulica. Fra l'altro mi dicono eh, gli, i conoscitori dei cavalieri dello zodiaco originali giapponesi uh -huh. che si è un po' travisato recitando in quel modo lì. Mm. Non so se tu mi confermi. Eh sì, eh, infatti stavo dicendo che appunto è molto caratterizzante per questo, perché è un po' diverso. Esatto, eh, però appunto io mi sono messo al servizio di chi mi dirigeva come faccio di solito anche se a volte non sono d'accordo. Ma non se esce più, eh, certo. è un po' come quando l'attore fai un film. Se il regista ti chiede di fare quella cosa, se tu gli remi contro, non esce più, è un disastro. Certo. Eh, per cui mi butterei addosso un merito che non ho da quel punto di vista lì. Mm. Mi hanno detto di recitare in quel modo io, in quel modo, re... l'ho fatto mio, certo, mm. ma ho recitato in quel modo che mi è stato chiesto. Okay, okay. E sarà stato comunque molto strano perché dovevi dare delle intenzioni particolari ad un testo molto molto aulico, quindi... Però sì, ti sei abituato sì, poi. Sì. sì, certo, certo, assolutamente, assolutamente. Sì, Una volta capito eh, quello che, che il direttore voleva da me, siamo partiti e andavamo tranquillamente con le correzioni del caso, giustamente. Sì, sì. E quindi poi sono nati frasi incredibili dei cavalieri, grandi attacchi, il tuo più famoso, insomma, è diventato un po' un, un tormentone. Tu non colpo sei uno segreto. che il colpo segreto del dragon ascente, che tutti mi chiedono di farti dire, io non lo faccio perché non, non, non siamo qua ad un jukebox, però la gente... Io ti lo farei anche, ma ho paura di... Spaccare il, spaccare il microfono. Vuoi rischiare? Non lo so, fai tu, io non... Rischio. Vai colpo segreto del drago nascente ok siamo ancora qua con i nostri timpani grazie fantastico ti, ti si ama anche per questo eh, anche se io non ho seguito i capelli dello zodiaco grande problema mio non, lo, non li conosco abbastanza mi devo fare una cultura Vabbè, non perdermi, tutto, non cioè, infatti, di roba. No, da ragazzino questo qua mi manca onestamente quello che invece non mi manca come tu puoi, puoi ben immaginare è batman io sì. ho dei problemi con Batman cioè io mh, faccio ah. dei cosplay io mi vesto da Batman capisci Cioè, ah, ecco. un, di un disagio di un livello molto più alto e qui eh. <ride> cioè io qua c'ho quattro mani sì cioè io da ragazzino matto totale avevo tutte le macchinine possibili immaginabili, quelle si buttavano in acqua adesso ho, sta, c ho, c ho le maschere i costumi, c'è cioè veramente un disagio sì. ehm, e tu sei la voce di Batman da tantissimo tempo come... credo dal 1992 dal 92. io avevo due anni pensa, pensa ecco, che io fantastico. avevo due anni e tu stavi là quanto fai... sono vecchio io <ride> no vabbè non è quello il punto il punto invece è che io accendevo il tv lì quando andavo all'elementaria c'era Batman quindi hai fatto parte insomma di... e devo dire che le, soprattutto le prime la, la, le, la prima stagione era bellissima secondo me era notturna era in questa Gotham buia eh, quei disegni anni 50, era veramente fatta bene, veramente bella. Sì, esteticamente era una bomba. Anche i dialoghi, sì, le sì, cose. Sì. Tu ti sei ritrovato sì. uh, ad avere in cuffia chi è l'originale che fa Batman, me lo ricordi? Ah, Madonna, guarda. Perché dall'altra parte, Joker era Mark Hamill, famosissimo, insomma. Voce sì, infinita. Sì. Io non ricordo l'attore che tu doppiavi comunque può essere una roba tipo con Roy un... eh, ecco una bravo bravo mi sa che l'hai beccato Esatto, può essere vero mm. e quanto era quanto l'hai trovato vicino a te questo Conroy? era vicino a sia le tue corde che al modo di fare oppure ci hai messo del tuo perché io onestamente non ricordo la voce inglese dovrei andarla a recuperare la voce inglese è molto presente molto notturna M meno attenta di come facciamo noi italiani ai campi mm. e, il per far capire a chi non è del mestiere sì. un campo è se io parlo con uno a 10 metri tengo questo tono mm. se parlo con uno che ho di fronte parlo in questa maniera certo. e il Batman originale era un po' tutto fatto in questo modo <ride> ah, era, era <ride> da sempre nobissia... così sì, anche con uno che era a 100 metri di distanza. Da noi si è scelto di essere un po' diversi, di far valere un po' di più queste cose di profondità. Corretto o non corretto sia, poi mi sembra che in realtà abbia avuto il suo perché e il suo successo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Immagino che tu ti sia comunque molto divertito nel fare questa cosa. Cioè come sì, assolutamente personaggio... sì, perché comunque. Anch'io da ragazzo uno che leggeva i fumetti, mi, mi piaceva un sacco. Mm. Eh, quando mi hanno scelto dagli Stati Uniti, sono stato molto felice che abbiano scelto me per, per questo personaggio. Ma tu quanti anni avevi quando hai fatto questo? Dicevo... Oddio, non farmi fare dei calcoli <ride> matematici. <ride> Vabbè, dico, eri già grande, avevi 35 anni, 30 Avevo 30 anni, sì, 30 anni. una trentina d'anni, sì, sì, ah, sì. Quindi eri, eri sì. Diciamo, nel personaggio, anche perché comunque Batman più o meno a quell'età lì. Quando comincia. Sì, diciamo. devo dire che per fortuna invecchiando per ora la mia voce non invecchia, rimane sempre quella, per cui eh, si, si attacca comunque al, al personaggio, al cartone o al videogioco come, come succedeva vent'anni fa. Ecco, grazie a Dio. <ride> no, in Ma effetti, no, no problemi di genocidio a cambiare mi casca. <ride> <ride> allora, no, fantastico. Eh, la domanda che un po' tutti mi, mi fanno, ma che avranno fatto mille volte: cosa, mm. cosa ti piace e, e stimi e, nei personaggi che hai fatto? In questo caso in Batman, che magari è quello che ti ha seguito di più, visto che ha un lungo corso anche nei videogame. Matura, fa delle scelte, si evolve. Tu eh, appunto, cosa ti piace, cosa stimi di questo personaggio? Quanto c'è di lui, eh, cioè in te quanto c'è di te in lui? Allora, guarda, mi piace eh, che comunque rispetto a una tipologia standard di supereroe, come può essere Superman, come può essere quello che arriva, spacca tutto, fa tutto, e lui no, intanto è uno che non ha superpoteri. Per cui parte comunque da una posizione di svantaggio, non so come dire: sì, non certo. prende un treno e lo solleva col palmo della mano. Eh. E, 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 poi mi piace questa cosa dell'atmosfera sempre notturna, sia nell'ambientazione, ma nell'animo suo anche mm. sempre molto dark. Soffertone, soffertone, bai. soffertone, anche. Abbastanza, quindi abbastanza sfaccettato, anche, anche se uno potrà dire: vabbè, però questo è sempre tutto noir, sempre tutto, ma non è, eh, quello, è quello che così. arriva, eh. Eh, hai capito, e ti risolvo. Io do un pugno e sposto il pianeta Terra, <ride> lo rimetto in asse. Queste cose qui un po' troppo per i miei gusti, eh, per no, la morti di ma siamo d'accordo. è Il motivo per cui lo amiamo uh, tutti. Certo, eh, guarda cosa c'è di lui in me non lo so perché, per il discorso che facevamo prima, dato che io cerco di mettermi al servizio, cioè, così come ho fatto Batman, ho fatto in tante cose dei bastardi, dei villain terribili mm. che non hanno niente a che vedere. Per cui, mettendomi a servizio del personaggio, mm -hmm. diciamo che io mi faccio permeare il tempo della. Della scena della lavorazione, mm. ma non sono di quelli che poi eh, io leggo di certe interviste che mm. ah, per uscire da questo personaggio sono dovuto andare dallo psicanalista eh, per 42 anni, eccetera, eccetera. Mm. Io le vedo un po' come delle pose, delle stavo dicendo delle cazzate. <ride> no, le puoi dirlo, guarda. Dele, anche perché, che ne so, adesso io per tre ore faccio questo turno dove sono Batman, eh, con un quarto d'ora di pausa entro in un'altra sala e faccio un cretino che saltella sui banchi per dire certo. eh, devi esserci nel momento, nella situazione. E mi ricordo Dustin Hoffman e Laurence Olivier quando giravano eh, adesso mi sfugge il nome... Quel film bellissimo che iniziava con quella scena dove Dustin Hoffman doveva fare un primissimo piano uh -huh. eh, dove praticamente aveva fatto il jogging per tutto l'isolato a New York uh -huh. e doveva avere il fiatone. Certo. Per cui lui, prima di iniziare le riprese, ha fatto 20 minuti di corsa, si è messo davanti alla macchina da presa e, <ride> Pensi, una volta chiuso il chuck Lawrence Oliver gli ha detto: Ma non facevi prima recitare? No. Io sono di quella scuola lì, cioè, <ride> voglio dire, se devo fare. Posso raccontare una barzelletta sporca o scena politically correct fino a due secondi prima che si accenda la luce rossa del microfono, e poi fare una scena di morte con le contropalle. Bis bisogna essere concentrati sul, sul presente, secondo me. Tutto il resto è fuffa, cioè proprio vendere se stessi. E basta. forse, forse sbaglio, mi odieranno i fanatici no, di è... Stanislavski, Queste cose vabbè. cioè non è che se devo fare una scena dove uno mi taglia un dito, io per essere re reale me lo debba <ride> tagliare davvero. Reale in inglese la si dice pretend, fare finta, eh. devo far finta in modo che sembri vero, ma devo essere talmente bravo da far finta, non è che mi devo dare una. Sprangato su un dito, <ride> eh sì, è certo. lo diceva anche Gigi Proietti All... a differenza tra falsità, e una cosa del genere. Diceva proprio questo: cioè, dobbiamo far... cioè, è tutto vero quando si, si recita, poi si esce e basta, cioè, non è che sì, ci si porta sì, dietro sì. tutto. Anche perché veramente spenderei quello che guadagno in psicanalisti, perché in cioè, <ride> eh, effetti è una partita. Chiaro dovessi lanciarti dai balconi ogni sera col, col mantello se dovessi fare questa vita qua cioè, non, non riusciresti esatto, a esatto ma, ma no, chiaro, non giustamente. Anche perché questo Batman ha un senso di giustizia tutto suo. Poi non so, magari se tu lo condividi, ha un modo di fare molto particolare, quindi bisogna anche riuscire a, a capire se c'è un collegamento. Ma magari non, tu non ce l'hai, la pensi in maniera molto diversa, questo. Non si sa. Ma nel cosa intendi? Il, il senso del giustiziere? Queste cose. Sì, cioè che lui comunque supera magari le leggi perché deve fare il giusto, quello che pensa che sia giusto, perché magari con la legge non ci si arriva. Magari questa cosa tu invece non la pensi affatto, appunto come mi dicevi, se mm. sei lontano. Sì, sì, non è tanto il mio modo di vedere, ecco. Cioè, prevaricare le, le istituzioni, cioè, ci sono delle cose già stabilite, mm. trovo che sia un po' pericoloso andare oltre, ma, ma questo è un discorso complicatissimo. Certo. Cioè, fare giustizia da sé mm, mi sembra un po' tanto in là. Cioè, poi uno ci prende la mano e è finito. Eh, è finito esatto, sì. in effetti, eh. sì. Senti, un'altra domanda... Sì. Un domanda tecnica che mi fanno l'amico Paolo, eh, che poi, poi ne parleremo anche dopo di questa cosa di Paolo, perché so che stai facendo un progetto interessante. Ne parliamo alla fine. Eh, mm. Questo ragazzo mi chiede mh, che c'è una grande differenza tra il nuovo paradigma di doppiaggio dai film di Nolan con questa voce molto effettata, diversa, ancora più cupa. Eh, Invece tu hai fatto un'esperienza diversa, hai portato un personaggio che ovviamente aveva un altro tipo di, di voce. Ti piace questa nuova, ti sei dovuto confrontare con questo nuovo tipo di, di doppiaggio e magari poi con i videogiochi hai pensato un attimino di metterla in questo modo per seguire il trend oppure hai fatto tranquillamente per come ti avevano detto e tutti a casa? Cioè ci hai pensato un attimino eh. a questa cosa? Ma guarda, soprattutto per i videogiochi eh, devi seguire molto il file audio originale, eh, certo. per cui da lì non si scappa. Mm. Eh, quello che non sapevo negli ultimi eh, numeri unici che avevo fatto come Batman, mi sono poi risentito e sono stato effettuato in modo tale che la voce venga più metallica, più, più vicino bello. al trend di Nolan, come dici tu. Mm -hmm. Eh, sono scelte sono scelte che vanno al di là di, di, di quello possiamo, che possiamo certo. fare noi, sì, di fatti, certo, certo. quindi ne, nei Batman, le prime serie. La voce era certo, cupa molto di diaframma, ma non era fatta quasi <ride> così, eh sì. era, era un'altra cosa. È un po' un'evoluzione del personaggio, anche mm -hmm. allora, invece. Eh, hai qualche aneddoto, qualche curiosità che ti è successa, come dicevi poc'anzi che vi prendevate a sberle per le scene di lotta magari c'è stata qualche mh, qualche scena che ti ricordi che non riuscivi a fare oppure che hai fatto in una, in una botta sola e hai detto, ma questa volta sono stato bravo grande fenomeno, ti è successo così in tutti questi anni sicuramente qualche cosa ripensandoci ti sarà capitato guarda, di aneddoti a leggio eh... Ma tu dici riferiti a Batman in no, generale? No, in generale, senza... in generale. Ma eh, non so, ci sono delle cose, io sono un po' il principe delle gaffo ogni tanto. <ride> ecco, ecco. Adoro questa cosa, vai, liberati, Confessa, Non lo so, <ride> mi viene in mente quella volta che... Eh stavamo facendo una serie di telefilm dove il protagonista è un delfino, si chiama Flipper. Sì, e beh, è famosissimo. E io facevo il papà del bambino protagonista di, okay. di questa cosa sì. e mi ricordo che la scena iniziava perché arrivava questo motoscafo sul pontile, l'allegra famigliola col papà, il figlio, la moglie eccetera andava ad accogliere questa persona che scendeva dal motoscafo sì. E mi ricordo che io quel giorno lì, al trone apocalittico, eh, ero lì e sento che mh, il direttore schiaccia l'interfono e mi dice, Balzarotti, un bel Boston Whaler. Oh. E io che quella mattina non avevo voglia di farmi spiegare, di perdere un quarto d'ora per sapere che cosa <ride> dire o che cosa fare o come dirlo. Anche perché io sono della teoria che bisogna vedere quella faccia e quel corpo cosa fanno e fare quello. Fine. Cioè non bisogna fare di più, non bisogna fare di meno. Non avevo tanta voglia, mentre lui mi diceva un bel Boston Whaler, io gli ho detto dentro, microfonato, tranquillo, tranquillo, te lo faccio così, non ti preoccupare. Per bloccarlo in modo tale che non mi spiegasse, lui ha rischiacciato l'interfono e con aria molto inglese ha detto Balzarotti è la marca del motoscafo. <ride> sono rimasto agghiacciato perché per me Boston Whaler era, che ne so, Humphrey Bogart, cioè un bel Boston Whaler per me era un attore che io non conoscevo, okay. ma non mi volevo far dire, cioè lo so, sono un celtrone sì. ma in quella situazione lì non, non avevo diciamo, Madonna arriva, fanno i convenevoli, ma cosa vuoi che, che stia lì? e vabbè c'è stato un momento oh, di grande bellissimo. ghiaccio diciamo. <ride> fossi stato il direttore io te l'avrei fatta fare poi ti avrei detto bello questo Boston Whaler l'hai fatta fantastica complimenti proprio <ride> come la volevo io questa Boston Whaler <ride> che la marca Ma... il tuo... ah, manchia, <ride> che, roba, che roba Vedi queste sono cose divertenti eh, che, che, che si fanno un sacco di poi ti è capitato di, di sbagliare clamorosamente di non riuscire a fare una scena te è successo? perché dico in 30 anni di esperienza qualche, qualche cosa di dire cavolo qua eh, mi sì, dobbiamo... sicuramente, ma sicuramente oppure perché hai la testa un po' via eh, credi di dire una cosa ne dici un'altra e non ti accorgi magari poi vedi che dall'altra parte del vetro sono piegati in due delle risate mm -hmm. perché tu hai detto una cosa cioè a me è capitato che ne so questo come speaker di un documentario sì. su... Delle cose di una noia mortale, adesso spero che gli editori di questi documentari non sentano questa cosa: <ride> sì. parlava dei movimenti minuto per minuto delle battaglie storiche. Sì, sì. per cui era la battaglia di Waterloo, e diceva alle 18.15 l'avanguardia di destra del battaglione si schierò: piripiripa, uh -huh. alle 14.32 Napoleone eh, schierò le vedette. Solo che io ero talmente per sopravvivere a questi documentari. Intanto pensavo: dicevo, oddio, nello scaffale del latte mi manca il latte, devo <ride> comprarli <ride> in salata. E ho detto: alle 14:15 Napoleone schierò le vedette. <ride> <Come> se, <ride> le vedette. Come se fosse un corpo di ballerine. <ride> così, sì. con... le... Ma magari si sarebbero divertiti esatto. sicuramente di più i soldati, le vedette, così. Però questo. non vorrei che da questi miei racconti voi pensaste che io sia solo un, un cialtrone terribile. <ride> no. Ma a volte ci sono anche dei tipi di lavorazione per cui devi veramente quasi staccare con la testa perché altrimenti vai in paranoia. Assolutamente. Poco fa mi mandava un messaggio proprio Paolo, l'amico di cui ti dicevo prima, mi diceva che, uh, che si ricorda di una vecchissima enciclopedia, Virtualis, una cosa del genere, con tutta la tua voce che spiegava proprio tutto questo, quindi l'hai tirato ah, fuori sì, tu, quello. ma sarebbe stata un'altra cosa, quindi ci sta, hai fatto quando tante ancora... di queste cose negli anni 80, negli anni 90. Sì, tantissimi documentari, tantissimi quando ancora non c'erano questi canali tematici uscivano mm. i dvd con che ne so la storia del titanic il leone della savana ma di tutto <ride> di più Cioè, poi appunto il boom dei canali tematici mm. ora sto parlando come, come narratore o come voce dei documentari uh -huh. e vabbè, quello che, che dicevi tu all'inizio che concerne il doppiaggio puro invece certo Tanta roba, ma adesso ti faccio una domanda personale, anche tu come tanti doppiatori come Pino Insegno come Gianluca Iacono come tanti altri che hanno raccontato questa cosa anche tu hai cominciato con i film zozzi perché negli anni 80 si doppiavano tantissimo, tu hai fatto questa ah, esperienza? Ma guarda, è, una scuola, è una scuola, è stata ora non credo che nessuno più li doppi non immagino di no mm -hmm. ma è stata una scuola incredibile tu in due secondi Dovevi capire esattamente cosa fare, e non, non c'era la possibilità di rifare. Una scena la rifacevi una volta e buonanotte ai suonatori. E poi allora, e contrariamente penso a quello che succede adesso, c'erano proprio delle scene recitate. Sì. Ora, non, anzi, non credo neanche <ride> che ci siano dei film interi di quel genere lì. <ride> eh, per cui dovevi anche proprio recitare, ma, ma fare buona la prima, cioè non, non c'era la possibilità. È, è con... inutile, ma c'è della gente molto più famosa di me che ci ha dato dentro in quel campo lì. <ride> Ora io per non prendere denunce no, vabbè, ma dei non signori è... che mettono la loro faccia in televisione: quindi è lavoro. meglio che stia. Tutto. <ride> no, ma, vabbè. Sì, ma infatti... Pino sì. lo ha detto ad una fiera, era lì, ha raccontato questa cosa, ci ha fatto morire da ridere perché ci ha raccontato di questa scena con molti, molti attori, diciamolo così, era un po' una mucchiata, do coio come dicevano in Francia, e si sono messi tutti i doppiatori intorno con un microfono al centro a recitare tutti insieme. Quindi ci ha raccontato questa certo. cosa stranissima. Sì, sì, di... sì, sì. E eh. La gestione del fiato, perché guarda che se tu non sai gestire i tuoi fiati... In una scena di un quarto d'ora, a me è capitato di vedere gente che è svuota leggero perché a un certo punto va in iperventilazione e boom. Per cui è stata tanti 40 anni fa una palestra. Una, grande, una palestra, ma di tecnica, proprio di sì. tecnica, certo. Eh, com come gli attori devono faticare, pure i doppiatori devono faticare in questo ambito, eh, <ride> devo certo. dire. Ci si, si diverte un po' di meno, ci si diverte un po' di meno però... <ride> È una sì bella ma bella perché fa. poi c'è questa aura del peccato quando in realtà, cioè da, visto da fuori uno pensa oddio chissà cosa facevano, in realtà io credo di non aver mai riso tanto, <ride> come detto, ma riso, ma riso, riso, riso a crepapelle. Proprio sì. da dover fermare tutto perché vabbè, buonanotte. Immagino, certo, no, no, vabbè, cose che si fanno. Ora cambiando un po' argomento, eh, cosa piace a te Marco? Cioè, tu hai delle passioni, uscito dal, dalla sala di doppiaggio, vai a fare free climbing, ti lanci da un parapendio, giochi a scacchi. Chi è Marco Balzarotti? Che fai nella vita fuori dai. lontano dai Guarda. microfoni? Marco Balzarotti è uno che faceva il marito e il papà. Adesso i figli sono grandi, vanno con le loro gambe, il papà un po' meno. È uno che ama cucinare, è uno eh, fino a poco tempo fa mi piaceva tanto correre. Mm -hmm. E poi mh, mi è un, un po' calata la cosa. Mi sono preso una cagnolona. Ho detto vado a correre col cane. Il cagnolone è un cane da tartufo. Ah. Quindi si ferma ogni, ogni mezzo metro a usare qualcosa impossibile. Eh. Quindi mi faccio delle grosse camminate mh, con, la, con la mia Mimì, che è una cagnolona adottata siciliana ah, di Palagonia. Pre davvero. Britannia. Sì, 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 sì. Quindi sei collegato con me in qualche modo c'è poco da fare perché io sono qui in Sicilia eh, sì. vicino Palermo. Quindi sai ecco, lei sono... viene dall'altra parte. Viene da credo che sia una ventina di chilometri da Catania. Uh -huh. e, e, niente, È la mia passione. Ormai siamo un corpo e un'anima. Uh -huh. Ci intendiamo solo con le occhiate. E... Ora, in questo periodo, purtroppo non si può, ma uh -huh. fino a. 20 giorni fa e spero fra non molto, spero di tornare a fare delle belle passeggiate, soprattutto nel verde, con lei, che è una sì. cosa che mi distende, mi fa, mi fa pensare e mi ricarica molto. Bene, film, serie tv, tu segui qualcosa, roba che magari non hai doppiato tu, insomma, che rapporto... Ora hai guarda, con... eh, film, se posso, preferisco vederli in cinema perché è un'altra cosa. Sì. Sì. Quando vedo delle cose mie in televisione sono tal sempre ipercritico, per cui comincio. ecco l'ho detta così. Io l'avrei detta così. <ride> eh, per cui è, è una, uno strazio. Mm. E devo dire che ho questo rapporto strano con le serie TV mm. alla seconda puntata. Io mi annoio. <ride> Qualsiasi e sia la serie, ti annoio. Eh, faccio fatica, guarda, le conti su una punta. Su, su, sulle dita di una mano, ma è un problema mio, eh? è, una, è un limite mio. Eh, mi piace vedere anche un film che duri tre ore, non la classica ora e mezza o ore e sì. quaranta, ma con le serie tv faccio fatica mm. e boh, dovrò andare a farmi vedere da un octavo. <ride> no, vabbè, dico, ci può stare. No? Quindi, e che genere segui come, come film? Diciamo cosa ti piace di più come genere? Eh, tiri, guarda come tutto genere? Tutto, no, 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 no. non divento matto per commediole, mm -hmm. però thriller, horror drammatico. Se è un film bello, ben fatto, ben strutturato, ben recitato, non, non ho preclusioni verso niente. Mi, mi... Basta che mi intrighi, ecco. C'è qualcosa che vorresti doppiare? C'è un personaggio? Ho un attore che dici guarda mi piace tantissimo anche se con la mia voce sono lontanissimo da lui ma avrei voluto farlo questa cosa qui ti è capitato di vedere oh, qualche film? sai che adesso sui due piedi non mi viene in mente mm. non saprei cosa dirti mm. è una bella domanda mm. dovrei, dovrei fare molto <ride> sì perché ci sono tantissimi attori c'è cioè Matthew McGonaghy roba impegnativa anche da doppiare che ci potrebbe stare magari uno dice mannaggia questo non l'ho fatto io peccato sì però guarda non... sai che mi succede la stessa cosa quando sono in lizza con, con altri colleghi per un personaggio per un attore eh, non voglio passare per quello buono perché poi non lo sono per niente, sono uno stronzo di come categoria. Ma non una volta fatto il provino, io mi dimentico, e quando poi mi dicono: Ah, guarda, al posto tuo hanno scelto eh, lui, dico: Vabbè, va bene, non. Eh, non ho questa competitività esasperata non... se va, va bene, poi come dico io morto un balza se ne fa un altro <ride> certo uh, ma sì, ci cioè sono altre le cose fondamentali e vitali nella vita, figurati ora, tra tutte le cose che tu hai fatto potrei farti una domanda cattivissima, cioè ripensa un po' a tutte le cose tra... soprattutto sui cartoni animati che ne hai fatti tantissimo eh, ce n'è magari tipo uno che ti ha ti ha dato veramente tante soddisfazioni quindi sei uscito e dire: Guarda, questo qua è uno dei miei personaggi preferiti che ho fatto di cui vado particolarmente fiero. Ce l'hai? Ma, ma guarda, mi ripeto: sono noioso, però Batman è uno di quelli che non mi stanca mai mm -hmm. e che mi dà sempre soddisfazione, ecco, e sono molto contento di questo perché dai soddisfazione anche a noi. Perché eh... e, e <ride> anche un film che è passato. Ehm, abbastanza così poco poco considerato che era un film di Stephen King mm -hmm. che si chiamava La tempesta del secolo mm. dove io facevo il protagonista buono che aveva a che fare poi con l'impersonificazione del demonio lo faceva Vero Corbetta sì. quello mi era piaciuto tanto 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 e mi spiace che sia un po' sì. volato via così eh sì, in effetti, ora non lo segno perché questo non lo conosco, vado a sentirti anche in questa cosa qua. In effetti è passato un po' in sordina, non è una cosa oramai di tanti anni fa, ma mi ricordo che durante la lavorazione peraltro avevo avuto una laringite potentissima mm. e ho fatto i numeri cinesi per comunque poter chiudere i turni lo stesso. E, mh, mi ha dato tanta soddisfazione, mi era veramente piaciuto molto. Ora lo recuperiamo perché è, è una roba, è una roba. Eh, ok, bello, quindi tu stai continuando a lavorare soprattutto comunque nell'ambito cartoni animati, mi sembra di capire, anche magari qualche soppopera, cioè sei sempre comunque... No, ma anche serie tv, non so, mm. The Crown. Hai fatto The Crown, eh, questa mi manca, sì. non l'ho scritta qua. Mm. Eh, oppure... Mh, 13. Hai eh, fatto anche 13? Oddio, a che personaggio è sì, il, il padre di una ragazzina di colore? Che come Figura. al solito, il <ride> padre di una delle ragazzine non è un grosso personaggio. Eh. Uh -huh. E invece in The Crown facevo il consigliere personale della regina. Uh -huh. eh, si chiamava eh, Lascelles, credo uh -huh. eh, come cognome. Uno molto. Tipo manico di scopa, tipo eh sì, compito molto, molto serio molto, esatto, mm. molto serio. Ed era quello a cui la regina si rivolgeva per avere, poi per decidere delle cose importanti <ride> o per sistemare delle robe scabrose, eccetera, eccetera. Mm, questo è carino, una roba. Invece il personaggio più, cioè, non so, a Vigo Mortensen eh. in America Acuza. Ho dato la voce a Christopher Reeve nei Racconti della Cripta. Ho dato la voce a James Woods in Olocausto con Meryl Streep. Mm. E insomma, che... anche qualche attore che, che mi ha dato soddisfazione. Cioè, ecco, non, è, cioè, non è solo il mondo dei cartoon. Ok, ok. Ma ti è capitato di incontrare questi i personaggi che hai doppiato? Insomma, degli attori che, a cui hai dato la voce? Eh, guarda, caso. mi era. Oh, mi è capitato mentre ero a New York di andare sul set di Sentieri mm -hmm. e allora dobbiamo 48 ore. Ma per sfortuna nera, quel giorno lì lui non c'era, no. per cui non siamo riusciti ad incontrarci eh, in carne ed ossa con gli altri. No, sinceramente, anche perché sai, sono talmente mondi, mm. sono rotaie parallele che, che viaggiano per conto loro. Mm. È difficilissimo riuscire a conoscere quelli a cui hai dato la voce. Eh sì, è in difficile. effetti un po' sì, a meno che non sei proprio nell'ambito cioè che vai alle fiere o comunque agli incontri per i doppiatori, le premiazioni, sì, eccetera. Tu, sei, tu un diciamo... che... sei un po' nell'ombra. Tu non io sono si un si la, la mina dei poveri da questo punto di vista. <ride> <ride> Faccio vita ritirata. No, secondo me la mia professione si deve svolgere al buio, con una luce che illumina il copione, eh, alle giro dietro un microfono, poi. Mm, è un limite mio, non, non mi piace mettermi tanto a nudo davanti agli altri. Già questa intervista è una cosa per <ride> <me strano. ride> è Fuori da, da, dal tempo, fuori misteri. dagli schemi <ride> eh, sì. anche perché poi trovo che non. Che cosa ha Balzarotti di interessante da raccontare mi sembra una cosa un po' strana e eh beh no invece sta venendo no. fuori un, tutta una serie di cose dai perché è cioè, interessantissimo anche e soprattutto sentire voci che magari appunto spesso non si fanno vedere che non, non si conosce cioè. non si conosce un po' quello che c'è dietro a, a questa voce quindi ci sta progetti futuri qualcosa che stai, stai facendo ovviamente cose che puoi dirci perché metà delle cose non le potete è comunicare un... L'idea Oramai dei, degli NDA che firmiamo dei rapporti è, è un casino, non possiamo dire niente. Non possiamo, addirittura, ai familiari noi firmiamo delle cose di riservatezza, per cui non possiamo dire nulla nemmeno a quelli di famiglia. Voglio dire, già io se vengo a casa e dico oggi ho fatto la scena di True Detective eh. questi mi guardano, lasciano giù la forchetta e dicono E a noi che ci frega <ride> quindi, quindi non hai diciamo nemmeno qualcuno che ti sta addosso sei tranquillo, non parli, tutti a casa eh. no guarda ti dico solo che mio figlio grande che allora era piccolo mm. eh, ci ha messo un po' a capire quale fosse il mio lavoro Mm. E un giorno mi ha guardato con quest'aria da sapientone e mi ha detto: Bla 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 bla. Ma che cacchio di lavoro è? Ma vai a creare su un muro che quello si vede se lo tiri su, non bla 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 bla. bla. <ride> per cui eh, questo ti dà l'idea, la, la considerazione cresco. della vita proprio. Eh. ma Sono bergamaschi i tuoi figli che tirano su i muri, cos'è? però, per no, loro... ma lui è questo era fanatico fin da piccolo delle ruspe, ah. dei, 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 delle edilizie, <ride> queste cose qui. <ride> mondo che è lontano da me mille miliardi di miglia proprio ah, ma che si chiama Matteo questo qui con le ruspe peggio di me si chiama no dimmi no, si chiama Federico, ah, si ecco, chiama Federico. magari sai ci sono questi ministri dell'interno un po' strani che ce l'hanno con queste ruspe quindi... ah, scusa non avevo capito <ride> ma... no vabbè capito. Insomma, sì, roba. No, 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 no. io voglio semplicemente sapere se c'è speranza quindi tu devi dirmi soltanto sì o no cioè tu non dici niente rispondi tra sì e no non so se, se, se non puoi farlo non rispondere quindi ti do due secondi di silenzio ma mh, già che ci sono te lo chiedo perché sono un mega fan stanno si dice si sta parlando dell'eventuale nuovo videogame che ovviamente hai già capito tratta Batman quindi Batman Arkham esiste una remota speranza che questo gioco esca sì no oppure silenzio stampa Guarda, eh, senza paura di violare nessuna eh, cosa di sicurezza, credo che sia talmente prematuro. Mh, per cui io ti direi: veramente non lo so, vero mm. ho sentito anch'io di cose, di progetti, eccetera, eccetera. Mm. Ma nell'immediato sicuramente no. Nell'immediato no, okay. Okay. l'unico Batman che riusciremo a vedere sarà eh, qualche uscita cinematografica o qualche eh, numero unico a livello di cartoni tipo Batman Ash o queste, queste cose che ho fatto ultimamente anche se io non sono tanto d'accordo su queste operazioni tipo Batman e Scooby Doo o <ride> Batman e e Ninja si sì, le hanno fatte eh, le ho evitate come le la testa hanno... probabilmente per tirare dentro anche un pubblico un po' meno maturo ecco non so come dire Beh, sì. Immagino che sia un'operazione un di marketing. Non me ne voglia la Warner, va benissimo no, per l'amor di Dio. Alla fine. È eh, intrattenimento okay. per una fascia diversa? No, no. Probabilmente, certo, per una fascia di età un po' più piccola. Batman, Ash invece l'ho trovato ben fatto, bello. Mm, anche a suo modo, anche se mi trova strano eh, Batman e Jack lo Squartatore. Non so se tu l'hai visto. No, mi manca, però, questo era in lizza da vedere. È bello, che... no. È... No, mi trova strano. Questa cosa per cui Batman salta fuori alle... nell'epoca di Jack lo Squartatore. Eh beh, in effetti, però, però è fatto bene. se non altro. È fatto bene. Okay. Ma Tu, ah, eventualmente, in un, in, un, in, un, in un possibile film, ovviamente tu con Pattinson. Forse non sei molto adatto. Pensi di non essere adatto. È che il prossimo film su Batman. Ma... Beh no, ho una voce troppo matura, per lui è un, è un ragazzo, cioè io, il Batman che doppio io è un uomo, mm. lui, è... È, certo non è un ragazzino per l'amor di Dio, ma è, è... Lontano certo dalla tua vocalità, è dalla mia parte di voce e lo dico contro i miei interessi. Come qua. <ride> Chiaro, certo. Va bene, quindi speriamo che però un giorno magari un film con un Batman un po' più grande lo faranno e magari chissà ci sarà la tua voce questo sarebbe epico per tutti coloro che ti seguono da tantissimi anni fatevi sentire voi fate casino, battete <ride> i... le pentole <ride> battete i piedi facciamo so. così, battiamo i piedi va bene, ultima domanda cattiva e poi ce ne andiamo così ti lascio tranquillo mm -hmm. ehm hai doppiato Aria, Adrian, la serie evento. Come ti sei trovato? Ah. <ride> ho letto questa cosa ieri mi sono documentato, ho riso tantissimo. Perché purtroppo non, non l'ho visto ancora. Quindi sto, sto in hype, perché a questo punto ci sei anche te. Qual è stata l'esperienza allora, con questo stranissimo? Ecco, io lì faccio uno stronzone, faccio il capo del governo, uno cattivissimo. Ah. Eh, vabbè poi non posso spoilerare è già andato in onda per l'amor di Dio però meglio sì. che non dica come ah. va a finire avevo eh, visto sembrare... devo dire che con Adriano ho lavorato benissimo, lui è una cara persona in sala c'erano lui e Patrizia Salmoiraghi che era la direttrice del doppiaggio per cui bisognava un po' eh, mediare fra i due perché a volte Adriano vuole una cosa mm. che però secondo Patrizia non era proprio giusta sai lui ragiona con la mentalità dell'artista ogni tanto ti chiede delle cose strane mm -hmm. eh, però intanto umanamente qui devo dire io mi sono trovato benissimo mm -hmm. abbiamo fatto eh, il lavoro opposto mm -hmm. noi non abbiamo lavorato sui disegni di Milo Manara sì. ma Milo Manara o, o comunque il suo staff ha lavorato sulle nostre tracce registrate Okay. Noi abbiamo registrato come se fosse un radiodramma, sì, sì. sì quindi avete letto eh, diciamo le fatto, battute inizio. con le intenzioni, però. Avevamo eh, uno storyboard, Adriano e Patrizia ci spiegavano la situazione, mh. e poi eh, recitavamo come se fossimo stati in un radiodramma a tavolino. E a quel punto lì hanno poi. Ecco, suona il telefono di casa, figuraccia, <ride> vabbè, e vabbè, a quel vabbè. punto. Um, mm -hmm. Eh, hanno poi fatto l'animazione su, su quello che noi andavamo a, a recitare, ecco la cosa opposta, per cui se vuoi anche un po' più difficile, perché capisco che eh, sia spiegato tutto, ma tu poi non vedi, però, come, come sarà, hai capito cosa voglio dire? Certo. Devi un po' metterci dentro, a volte, magari hai un tono di voce che è sbagliato per quella situazione lì. Ci sono poi stati tutti gli aggiustamenti. Questo deve essere uno molto cocciuto perché non è Alfred. Rispondi, che è Alfred. Io non mi posso allontanare da qui per andare a rispondere Ecco, forse l'ha capito, probabilmente un call center di sicuro. penso e... che il call center, tu rispondi con la voce di Batman. No, sono impegnato, cosa vuoi? è, bellissimo. è, è capitato che mi abbia riconosciuto <ride> un paio è... di volte è capitato. Sì, 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 sì. Che è capitato. Ma lei è la voce di Batman? <ride> No, eh, mi ha detto lei è la voce di Marzio. Quella volta Ma lì è vero, è vero. Sì, sì, sì. Che bello, il Dimente personaggio Mar. che non fa niente. Tu hai doppiato un personaggio che non sì, fa nulla. Una dice delle cose, <ride> vabbè, che bellezza. E quindi diciamo Va che bene. hai fatto un lavoro diverso. È stata una bella esperienza. Abbiamo quindi. fatto un lavoro diverso. Poi con gli aggiustamenti del caso, <coughs> scusami con gli aggiustamenti del caso quando è i di segni, okay. ma il grosso, il 99% del lavoro è stato fatto senza vedere nulla, cioè recitando come se fosse un dramma alla radio, ecco. Ok. Oh, per no, cui a no, volte no. anche il mio poi vedendo dico: Ma no, ma qui ero scollato rispetto a quella faccia perché poi l'hanno fatta con dei battiti o magari con un'alzata. Io poi dico che non si doppia mai una bocca, ma si doppiano degli occhi, delle sopracciglia, dei gesti. Eh, è quello che ti aiuta a seguire un personaggio. Mm. E magari io l'ho fatto in un modo, loro poi l'hanno disegnato in un altro modo. E io, da critico di me stesso. Dicono oh, c'ha miseria, io non l'avrei fatto così. Ma magari poi è una cosa che riguarda solo me e il fruitore, non, non, non ci fa neanche accorre. caso. Cioè, beh, certo, poi uno la tecnica comincia la capisce bene, quindi sa di che parla. Dice: Qua abbiamo sbagliato. Magari noi eh, non ce ne accorgiamo. Giustamente. Hai detto: ma guarda come si sbraccia, come gesticola, io l'ho fatta in quel modo come se avesse in mano dei fogli, hai detto. Mm, certo. eh, però anche se appunto ha avuto un casino di detrattori shitstorm a tutta manetta vabbè ma è il concept che è strano cioè, ho visto delle enormi donne che spaccano la città cioè, non è una... <ride> ho visto un, un po' così quindi penso che sia proprio la questione artistica che c'è dietro un po' strana, particolare quindi giustamente può anche non piacere anche... può piacere tantissimo <ride> anche lì Adriano, è stato molto, molto personale ecco, eh... non, ha, non ha subito la scia diciamola così ecco non ha seguito la scia infatti ha fatto ma ha fatto qualcosa sicuramente di originale quindi gli si deve dare almeno questo è una roba interessante prossimo è un, è un... Uh -huh. di svariati milioni di euro cioè non è una cosa sì. ah, pizza e fichi ecco era molto c'era un sacco di budget sì su questo lo eh, sì, 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 sì. tanta roba Ora so che stai lavorando anche con il cinema indipendente, c'è proprio un mio amico che è il tramite, ah, sì. Oh, sì, dai che facciamo i cattivi, spoileriamo tutta la trama del film. Ma magari io non so niente, lui non dice niente manca a me. Io l'ho intervistato in una puntata io, intera. Oh, ma... Adesso vi racconto, c'è uno che arriva. e... <ride> no, no, che poi mi spara. Quello è lì. Cioè, tu sei a Milano, sei tranquillo, ma io ce ho la bagheria qua mi viene a dare delle botte infinite. Ai, 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 ai. Che bello, questa cosa. Oh, porto, porto di questa partecipazione intanto lui è una persona fantastica ogni, ogni tanto ci sentiamo anche per altro per fare due chiacchiere e bello secondo me verrà una cosa molto bella proprio di oggi la notizia che comunque lui ha vinto un altro film un altro premio a New York mm -hmm. per uh, Dio non ti odia sì. e, e gli stanno uscendo riconoscimenti a Valanga sono molto contento per lui sono sì, proprio, è, proprio è veramente una realtà che poi prende forma. Cioè, io lo conosco da quando eravamo ragazzini, tutti e due. Io ho cominciato a fare il presentatore, lui ha cominciato a fare il regista come si deve. Ci ha sempre creduto e finalmente sta arrivando a fare delle cose che vengono riconosciute, soprattutto all'estero. Perché è molto strano, mi diceva proprio questo: all'estero riconoscono cose che qui non, non prendono in considerazione. Io, eh, riesce a fare delle cose lontano da Roma e sappiamo tutti. Eh quanto sia difficile, eh. è veramente difficile uscire dalla, dal flusso e cercare di fare una cosa come fa lui, comunque nella sua terra natia e, e fatta comunque bene. Sì. Per cui sono veramente contento e molto orgoglioso di aver partecipato a questo progetto. Il progetto si chiama Bravo. Il buio del giorno, giusto? Il buio del giorno, esatto. Non, ancora non so quando uscirà, ci sta lavorando Fabrizio, sì. Eh, però eh, io ho visto cose sì. che voi umani. Non noi umani, non possiamo eh, neanche immaginare. Bravo, bravi gli attori, eh, bravi tutti, veramente un bel progetto, sono contento. Sì, sono molto contento. Anch'io c'è un hype pazzesco per questa cosa. Quindi bene così, va bene, Marco. Abbiamo... Ti ho spremuto come un limone bello maturo. Quindi penso di averti veramente tirato fuori tutto. Spero che tu ti sia divertito, che ti sia rilassato sì, un po'. A parlare di questa cosa, eh, i tuoi fanti ascolteranno. Molto probabilmente saranno molto contenti. ascolteranno anche di... il, um, il call center <ride> che cioè, è cioè, assolutamente. Ah, è l'intervista, verità. Questa è la TV, verità, come diceva qualcuno. No, eh, fantastico il dolore, il dolore che mi prendeva mentre parlavo a sentire questo telefono che suonava. Io non potevo andare a spegnerlo. Ben culo, vabbè, dai, va, vabbè. Ma va bene, anche così sei stato bravo perché hai continuato in, in defesso a, a, a ciarlare. Fantastico. Hai visto che c'ha il trono. Allora io ti, ti ringrazio. Spero che ci sentiremo molto presto. Speriamo che poi magari. Quando finirà questa situazione, se te la senti di farti vedere a qualche fiera siciliana, sarei contentissimo di lavorare con te anche tu per tu. Di fare un talk dal vivo, sarebbe un sogno che si realizza. Quindi, segnatelo questa cosa qua. Una bella fiera siciliana, se te la senti un giorno, noi ti invitiamo, poi fai tu va bene. Va bene? Dai, intanto è andata questa intervista nella Bat Taverna, nella Bat -taverna, per, cui... taverna per quanto abbiamo bevuto, probabilmente. <ride> Va bene, allora grazie mille a Marco Balzarotti, eh, se vuoi salutare puoi farlo, il microfono è tuo. Un abbraccio, un saluto a te e a tutti quelli che hanno avuto la pazienza e la volontà di ascoltare queste quattro chiacchiere in perfetto stile cialtrone. Ma un sì. abbraccio. <ride> Ciao Marco, alla prossima. Grazie mille, grazie a tutti quelli che hanno ascoltato Just Talk. Come sempre potete riascoltare tutte le puntate su Spreaker, su Spotify, su Apple Podcast, e su tutte le piattaforme dedicate. Io sono Matteo Volpe e questo è Just Talk. Alla prossima puntata. Ciao Marco e ciao a tutti quanti. Ciao. ciao.

Non so le tue cuffie, schiaccia play, che da noi resti non ci scommetterei, non podcast Tu ascolta e relax, controllo qualità come fossimo le qui Così parla del tutto e di più, data gratis Non è mica per TV, se ne è TV, cinema, videogames, games WWE Ogni puntata sempre nuovi con PD Con Matteo chiamalo Mr. Nice Guy Se ci ascolti non te ne perdi live Sintonizzati anche se sei in viaggio Perché da noi si parla anche di tuo viaggio Con le corner, se poi c'è